mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a te trovare. Guardavi solo io mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva quanti piatti mi tocca lavare, li ho contati, sono 101, ho dovuto caricare persino la lavatrice, hanno più macchio d'oro di un dalmata, ma perché poi 101 se abbiamo solamente un tavolo con 1, 2, 3, 6 coperti? E pensare che con 3 lauree sono venuto a fare il lavapiatti qui in Italia, certo col nome Lavandina non potevo fare altra strada. Qui in Italia poi il famoso paese della meritocrazia. Sì, extracomunitari sono sempre qua a lamentarsi. Se non ti piace, puoi sempre tornare nel tuo paese dove comanda un certo Donald Duck Trump. Sì? Sei anche ignorante in geografia, sai. Io sono British, non americano. E che differenza c'è con la Brexit? Okay. Sempre extracomunitario, sempre. Ok, torni cucina a lavorare. Goodbye. Vai, 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 vai a lavare, che ce ne piatti. Sono Donald Trump, l'uomo più potente della terra, ma ho un gravissimo problema, ho perso mia moglie Melania, scappata da Casa Bianca l'altra settimana, più tornata, voleva mangiare messicana, io dicevo no, lei è scappata, adesso in Messico, tirata su un muro, ora io suono, chiamo, busso, ma nessuno apre, Melania torna, qui è un casino, se era scritto anche il parrucchino, io non so più cosa fare, chi siete voi? Aiutatemi, guarda, avete visto Melania? Fa vedere Melania? Guardate, questa è la foto di Melania, di mia moglie. Oh, sei davvero gioco, però, Mi aiuti! No, mi sembra di averla vista l'ultima volta in giro con un certo Bill Clinton. Ma forse l'ultima volta l'ho vista che andava verso la Corea del Nord. Corea del Nord? Sì, ci va il razzo! Ne bombano subito, immediatamente! Oh, Melania! Comunque era presidente americano, un certo Tom. Abbiamo perso un Trump, però stasera torna Crespelli e sul libro delle prenotazioni. Sì, lo so che torna stasera. Quasi quasi, sono così stracco che vorrei che mi tirasse un pazzo. Però so che viene e se ci facciamo un bel servizietto come si deve, lui non solo non ci toglie la schiena ministeri, ma ce ne aggiunge una su quella del gambero rosso, quella del dottore che si ingozza. Dobbiamo brillare! Siamo prontissimi, sono in 5 stasera. E c'è anche quella la dottoressa vegana, mi sembra quel patanazzo della dottoressa vegana, ma stavolta non mi frega più. Devo fare solo che non mi ricordo la lista con tutte quelle cose. Sì, senti, tu non ti ricordi le cose. Ho fatto fare una lista a sua prima. Sì. Tu vai da sua prima, fatela dare e mettila incinta. Vai da Sordina, ho fatto fare la lista, vai da Sordina, fatela dare e mettila incinta. Non avevo capito, devo mettere incinta Sordina? No, incinta non siete, sono troppo giovane e poi manco mi piace. Ma no, scemo, devi prendere la lista e metterla nella cintura, che tonto, che Dio c'è tu. Ah, che bel effetto, siamo fritti. Non ti preoccupi, saremo perfetti. Sì, perfetti per portare al disastro. Buonasera, ristorante Sugo di Ugo, mi dica. Buonasera, sono il grande Sergio Bastardi, del ristorante Montemuro.
Senta, stasera non ho voglia di cucinare e vorrei venire a mangiare nella vostra tavola calda. Tavola calda? Aspetta, ha sentito il suo nemico, Baldati! Vuoi vedere qui stasera che faccio? Ah, il verme vuol venire da qui, criticare e sputanare i miei fiati! Ah, ma fallo venire, che stavolta lo sistemo io, fallo venire! Speriamo che non finisca rissa come altre volte. Tranquillo, nessuna rissa, stavolta lo prendo per la cora. Visto che mi chiama taverniere, gli preparerò dei piattini di cui mi chiederà il bis e si leccherà le dita delle mani fino a consumarsene. Va bene, le confermo la prenotazione. Per quante persone? Per quante persone? Solo per me, non vuole mica avvelenare gli amici. Certo, a proposito di noia, negli ultimi tempi veniva a mangiare qui il califfo califano e era diventato quasi vegetariano e mi prendeva anche in giro quando gli chiedevo se i piatti gli erano piaciuti. Mi diceva, sì, il primo non era male, il secondo un po' così così, e gli chiedevo, e il resto? E tutto il resto, è soia! Soia o noia? Soia, testone, soia! Scolta! 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 È una noia, prego, è una donna! Oh, di due non ne fanno uno buono, eh! Forte la battuta di bastardi, c'è, io muoro! Oh, carissimo Edoardo, ma io mi sto domandando, per quale motivo mi hai di nuovo trascinato qui questa gabbia di matti? Ma non avevi detto che non ci saresti più tornato? Prima di tutto avevo detto forse. Vabbè, forse. E poi, per capire se io posso aggiungere una stellina a questo ristorante, io devo capire prima di tutto se ieri sera lo chef Franco è stato soltanto fortunato oppure è ancora ad altissimi livelli. Certo. Per fare questo mi avvalgo di nuove cavie. Adesso te le presento. Amici, venite. Vediamo. Allora, come sono? Allora, lui è Fiorello Primizia, nudista e crudista di lunga data. Lei invece è Valeriana Cetrioli, vegetariana talebana. E poi c'è anche per la pera fruttariana. Non vedo nessuno. Ma io no. Ah, vabbè, io la conosco, sì, è quella che va sempre in giro a mangiare frutta. Se si sa in giro da qualche parte a buffarsi di questa frutta. Ah, senti un po', fammi capire una cosa. Dimmi. Prima però presentami, poi certo, ti faccio la mia domanda. Certo. Amici, lei è la mia amica duchessa Augusta dei Gusti, Gusta Casato, lunghissimo, impossibile da ricordare, ma che tanto finisce con fortuna e quindi andrà sicuramente tutto bene. Tu sei recidivo, ma non è possibile, studia di Milo Casato, un bigliettino da visita naturalmente. Mentre tu studi Casato, io vengo un po', guardo un po' queste due... Queste due figure, mi pare che tu, non so, impressione, ti stia quasi prendendo in giro. Ma no. Fiorello Primizia, crudista e nudista di lingua, data che non so proprio cosa c'entri. Anch'io. Valeriana Cetrioli, vegetariana, che poi oltretutto è vestita anche di verde. Questa famosa perla pera che non si è presentata. No, vabbè. Ma comunque. Ci sarà un destino nel nome di tutti noi. Ma certo, d'altronde, Augusta, anche tu come ti chiami? De Gustibus, certo. Male, ma sento, male, ma sento, ancora di giù, ancora di giù! Ah, ma voleva mangiare qualcosa che ci abbia in senso, un abbaglio, due salarelli, tre arrosticini, ma comodo! Ragazzi, accomodatevi. Allora, la mia amica Lucessa soffre di multipersonalità, però non è pericolosa! Io mi ho venuto personale, che non si attacchi al suo, per favore. Io invece sono una giudice severissima, una vegetariana intransigente. Spero di non vedere piatti di carne, potrei dare strane scelte. Ah, più intransigente di me, non credo proprio. Ma devi sapere che Valeriana è una vegetariana talebana. Sì. Pensate che se per caso riesce a vedere un pezzettino di salsiccia nel piatto di qualcuno, è capace di chiamare il 113. Figurarsi. Anch'io non scherzo.
Io sono un cronista convinto, come si dice, anche dal mio cognome. Infatti porto con me sempre il verdurometro, che è il termometro per misurare la temperatura delle verdure, e da oggi il verdurometro viene venduto anche con la pratica copertina. Vi faccio vedere l'uso, che è molto importante. È un po' durex, ma non importa. Praticamente lei mi sta dicendo che lei inchiappetta gli ortaggi con quella tese lì. Ma che cosa sta dicendo? Un controllo assolutamente necessario. Povere verdure. Ma senti, Edoardo, cambiamo un attimo discorso. Certo. Senti un po', ma se ci fosse per la pera, ti ricordi che cosa direbbe con quel suo strano accento piemontese? Non pensavo. E io, che mangio sempre solo verdure, pere, scusate, come il mio cognome, e non riesco a dimagrire neanche di un etto. Ma sai perché dice così? Perché lei, per la pera, le pere le accompagna con cucchiaiate, 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 cucchiaiate di crema. Sai che non ti risponderebbe? No. Ma stia zitto, lei che non capisce niente di diete, va? Ah, va bene, lo sai che parla così? Buonasera a lei, caro chef. Deve sapere che arrivo giusto da ieri da aver tolto una stellina al suo acerrimo nemico Joe Bastardich e al suo ristorante Vuoi che muovo? Quindi stia in campana. Ma che spirito, che notizia! Una notizia così, una notizia che mi rende sommamente felice! Dopo ieri sera sono pronto a tutto. Vado subito in cucina e vi mando il nostro efficientissimo staff, come avete già potuto notare. Forse è meglio dire deficientissimo staff. Grazie, Comunque, buonasera signori, mi incomincio con le linee. Buonasera. Facciamo ordinare, no? Tanto qui si può ordinare tutto! Tutto! E allora, come signori? Io sono pronta! Chi ordina? Su ordina! Vada per il tartrà con i funghi trifolati! Tartrà? Ma che dialetto è? Tartrà? Cos'è? Non... Tartrà! Non tartan! È un tortino salato, un budino! Un budino? Poteva dirlo prima, come parla strano questo. No. E allora chi ordina? Su ordina! E i funghi porcini li avete? E come? Il nostro chef è anche un esperto minchiolo. No! Voleva dire micologo! Peccato! Ecco, sì, anzi, ha un motto tutto suo. Senza fumo non mi muovo, per fumo! Ah, bene, vuol dire che almeno con i funghi siamo in una botte di ferro, e io segno. No, in realtà è un tegamino di terracotta, ma lui di funghi se ne intende. Vi racconto questa, in tutti questi anni abbiamo avuto solo 7 intossicati, ma nessun deserto. Una percentuale più che accettabile, no? Non posso credere a ciò che sento, spero che sia uno scherzo! Ma secondo me non è tanto uno scherzo, però sai, stavo pensando una cosa, guardando tutto quello che c'è su questo menù. Ma te ne immagini le ordinazioni di perla, se ci fosse? Senti, Cosa ordina? Allora, sicuramente direbbe, io vorrei un po' di arance caramellate. E noi le abbiamo, né? No, e poi sicuramente vorrebbe, delle pere congelate alla crema, né? E la crema non ci mancherà. E poi prenderete un po' di albicocche con tanta panna montata. Tanta panna montata c'è sempre! E un po' di mele appena colte! Per quelle giochette abbiamo anche la cartoncina! Colti la prima mela! Tre mele, due, tre, e sono quelle due. Va bene, però secondo me prenderebbe anche della papaya, ma solo con una spruzzatina di limone, perché altrimenti ingrassa, eh? Sì, infatti, la papaya ingrassa, il resto invece no. Lo sai che con una frase del genere Perla ti direbbe che lei pensi a fare il critico gastronomico, che alla mia linea ci penso io. Vabbè, come non detto, dai. E per fortuna che per la vera non c'è, perché la papaya ne vince. Fate possibile, no? Me la prendo io la papaya, guardi, è buonissima! La papaya è buonissima! Ho capito, ma la verdura comprare
cucino. Allora, come primo, le lasagne... Wrong! E come secondo, il sushi... Wrong! Mi dispiace, ma i rap non lo fanno più. Premio Oscar per l'ignoranza, Edoardo! È un festival di incapacità! Nella dieta crudista, che si chiama così, ed è ricca di antiossidanti, se permettete. Quello è Raul! Scusi, ma lei almeno il sushi sa che cos'è, vero? Che detto, per chi mi ha preso per un palomiere? Sì. Dite di tutti! Tutti! Quella roba del pezzo crudo del cinese! Sì. Mi tutti da un disgusto che ti infetta! Chi pensa lo dice a sua sorella, numero due, voglio morire! Perché il sushi è il cibo dei giapponesi e non altro! Vabbè, però cinesi, giapponesi, mongoli, ostrogoti, sempre dagli sono, dai, insomma, ma te l'avete punito. Spegni, mi scusi, ma in che razza di locale mi ha portato? Qui non sono nient'altro che dei buzzurri che non sanno assolutamente niente di cucina e di piatti culinari, ma assolutamente è una taverna per camionisti. Ma vuoi che c'è qualcosa contro i camionisti? Almeno mi rimangono carne buona, pagliata, viste piazzate, Fiorello, Fiorello, ma a me come pensi? Fiorello, ti assicuro che non è come pensi, vedrai che sorpresa. Se lo dici tu, voglio fidarmi. Molto bene. Cosa mangi, dai, dici cosa mangi, su. Allora, questa sera cambio menù. Ah, sì? Per primo prenderò i tortelloni di zucca, sempre con il famoso sugo di Ugo. E per secondo un bel fritto misto alla modenese. Esiste? Sì, lo facciamo bello unto unto. Punto! Basta che bedoniera, caro Maitre, bisogna assaggiare di tutto, il crudo, il cotto e se c'è pure il gambiscotto. E io non vuoi sapere cosa mangio. Ma dimmi cosa mangi, cosa prendi tutta sera? Stavolta voglio stupirti, Edoardo. Dimmi. Dopo più di 20 anni prendo un po' di carne. Maitre! Un albese con scaglie di parmigiano reggiano. Mannaggia di mortacci di pippo! Assaggia cosa lì! Finalmente non più piacciamo un secondo! Io sono Toscana, sono Toscana! Mi piace la carne, grandissima, tu che sei grandissima! Non ci posso credere! La duchessa ritorna carnivora! Mi sono per oggi per altre occasionali! Ah, vabbè, comunque un momento storico! È una rivoluzione! È una rivoluzione! Ciao mamma, guarda come mi hai diretto! Ma non lo so, no. C'è nel copione! La visita mai tre, mi scusi, abbia pazienza! Io ho bisogno di andare Cipriani in Italia, per favore, la toilette! Il fuoco destra. Che grazie! Io vado, arrivederci. Aspetta che vieni con me. Ma che mi chiamo Cipriani? Arrivederci. A dopo. Wow. Questo sbadiglio da dove è arrivato, scusate, no? Ma si sa, no? Qualcuno di voi per caso sa chi è stato. Io non me lo faccio proprio, non è assolutamente possibile, una cosa del genere. Mamma mia, davvero proprio vertigini. Vengo anch'io in Cipriani, almeno, per non prendere prometto non si sa mai. Cos'hai bisogno? Buonasera.
sono Master Chef Antonino Caccia il Maniuolo, eh? Sì, tu, voglio lungo e lungo chi sei? Un metro? Sì. Dovesse parlare col tuo chef lì, come si chiama? Stracco, crocco, lì, dai, chiamalo, dai! Stracco. Sì, perché mi hanno detto che questa è la cucina da incubo! Vabbè che manica! Vai a chiamare il capo! Subito! Stracco! Perché qualcuno mi ha detto che è una cucina da incubo, ma tu non tieni i prodotti freschi ma sono surgelati. Io non ci voglio neanche credere, tengo che fare un controllo. Come una cucina da incubo la mia? La mia è una cucina super stellata, qui vengono a mangiare fior fior dei personaggi, anche dei politici. Addirittura, quali politici vengono in questa battaglia? È sempre venuto Berlusconi a mangiare. Prima di cadere fuori dal ristorante, dal tuo ristorante, sì, che si è fatto male al nostro. No, e qual è il piatto preferito del padre? Allora mangiava sempre gli spaghetti a puttanetto. E poi... Ma anche adesso che ha fatto la svolta lì... Non è diventato vegetariano, Berlusconi? Sì, è diventato vegetariano, perché la carne non gli piace più. Non gli piace più l'agnello, non gli piacciono neanche i pesci, infatti le cozze non gli piacciono. E cosa gli piace? Ah, lui gli piacciono le patate nuove. Ah, poi dimmi, quali altri politici? Ah, è venuto l'ex-premier, che poi non sarà più ex. Ma chi, Renzi? Sì, è venuto. E qual è di grazie il piatto preferito? Ma lui è carnivoro, lui mangia le braciole, anzi le cotolette. Alla Bostigo! Io non ne venivo, dai! Dilla bene, avete capito? Dilla bene, Cotoletta alla Boschi, io la... Potete ripetere? È un attore anziano. Stavo andando in pensione. Ha 93 anni, quindi cerchiamo di capire. Poi è venuto anche... E poi dimmi che viene anche Beppe Grillo. È venuto anche lui. E qual è il piatto preferito di Beppe Grillo? Quindi l'arrabbiata. Quello sta sempre incazzato. Senti, poi mi hanno detto che sono venuti anche dei politici francesi. I francesi che sono vissuti. Uno ha solo la dieta macrobiotica. E l'altro preferisce solo le penne. Senti, dai, non ti appicchiare, devo fare il controllo, è solo uno profondo. Guarda, un frutto, ma andiamo a fare il controllo. La cucina, da questa parte. Vado a controllare. Non spiare, che qua ci dice tutti, in fondo siamo rivali. Per carità, rispetto agli piatti stellati suoi, voi sono la sagra di la salsiccia e friarielli. Grazie, devo tutto pizzaiolo, ma la strada come te è un gran complimento. Devo. Madonna, cosa ho visto? Madonna, che sturcizia! La tua è la cucina da incubo! Madonna! Ma tu vuoi intossicare i tuoi pochi clienti o vuoi passare alla storia come un serial killer della gastronomia? A ca non si capisce nulla in mezzo a sto bailam, è tutto una ciofeca! Pensate che l'unica cosa frisca che ha già trovato è questo scarrafone. È vivo però! Dal colore direi che è anche uno scarrafone marziano, ma che anche la creatura se ne stava scappando perché ci sta troppa sturcizia, la tua la cucina di incubo! Ma cosa dici? Guarda qua, tuo pazzone grasso, grosso e peloso che viene a insultare la mia cucina! A Socrate! È veramente a Socrate! Adesso vedrai, quando tutti, compreso lo chef di Modena, Bottura, sapranno che il grande stracco, e quando il grande stracco tutti sapranno che tiene gli scarrafoni come aiuto cuochi. Vedrai, tu sei lo chef finito, chef dead walking, che a nessuno trasirà da capo di passare a ca. Nessuno, ma
cosa stai a dire? Questa qua è una super cucina, è una Scavolini, a cui io faccio anche, oltre alle patatine e il pane, faccio anche la pubblicità. Anch'io faccio la pubblicità di una cucina. Non ci credo proprio. Sai quale? No, non ci credo. La cucina Sberloni! Mamma mia! Adesso! Tieni, sto scarafone fatto l'impalato da mozzarella! E voi non ridete tanto, eh? Perché la prossima? La prossima è la tua cucina da incubo! Adios! Sono qui in macchina che aspetto, dai, pretinenti, sbrigati, digli che se la molla lo faccio capopoco per il mio ex Milan, altrimenti ci metto qualche cinesino che mi costa anche meno. Niente, niente, non c'è nulla da fare, ho cercato di cucinarmelo, ma non riesco. E un pezzo di ghiaccio, non cede. Vieni via, che andiamo a prendere la tua amichetta, così stasera proviamo la nuova pompetta. Tanto che strago lì è proprio perla. Io prima, io penso che chiaro, avessi vent'anni di meno! Vegano? Sì, vegano. E lei, signor critico gastronomico,
prefiro una bella bottiglia già aperta di Gutturnio delle zone del Piacentino. D'accordo? Senta però, mi spieghi un po' bene, caro Brunello, dove diavolo ha fatto il corso da sommelier e per quanti anni? L'ho fatto a Torino e un po' anche a Modena, erano 5, poi ho saltato un anno, sono diventati 6, insomma ho fatto 6 anni. Beh, quindi tirando le somme, lei mi sta spiegando che di vini lei non ne capisce una mazza. Che brutta parola! Io di vini ne intendo come? Per me, il tavernello batte tutti i vini più costosi del mondo e poi sei il tetrapack, è ancora vero! No! Allora, per ricordare i vini di questa sera ho preparato anche una filastrocca. Ah, che adesso vediamo. Al risveglio del mattino bevi un po' di grignolino. Se il pranzo è corposo, sai ci vuole un buon ragoso. E per digerire bene è il brunello che conviene. E più tardi, verso sera, un litrozzo di barbera. Per la cena indovina un po' mezzo litro di cirocco. Mangia lento, piano piano, qui ci va il Monte Pulciano. E se l'ora si fa tarda, t'addormenti con la borarda. Belle vigne sognerai, coi filari toccai. Ogni giorno, dice stacco, dedicarlo, devi a Bacco! Io Bacco! Quello cucino, anzi meno il suo minaccio! Io direi che vado a farmi un goccetto. Dai! Il servizio in questo locale è sempre più carente e il personale è sempre più incompetente. E io segno! Segni! Qua non si capisce più niente. Chissà cosa ci succederà anche questa sera. Allora io sono lo spacciator cortese, lo scortese, sono il cugino di Annibale Piragna, mi chiamo Lamberto Lambruschini, parlo come Annibale Piragna ma non ho il cuscino, sono magrino. Sì, ma scusi, chi mi ha dato il permesso? Cosa vuole adesso? Ma senti, ma questi qua, guarda questi poveracci, come sono pallidi, hanno bisogno del vinello rosso che fa buon sangue. Guarda, che ci sono dei lambruschi che accendono il pizzicore della vita, del sangue, delle vene, questo è vero. Tipo? Tieni. Guarda, ci sono dei vinelli come il Graspa Rossa, che questi li tira su dalla fossa. E ci sono degli altri come il Salamino, che è ancora più frisantino. Ti piace? Non è male. Vi piace? E allora sapete cosa vi dico? A parte quella che ho rovesciato per scena, siete ormai tutti lambruschizzati, cioè non potete più farne a meno, però se avete bevuto del lambrusco, poi non guidate o guidate con responsabilità, mi raccomando. Ciao a tutti, ciao! Ciao! Lo spacciatore scortese! Però altre schifezze tipo l'olio di colza, vero? Aspetta, mi
Sì. Allora, sarà metelino, prosciutto di Parma e mortadella per i carnivori. Tenero e carote già ancora da sbucciare, non so mai il coltello, un carnivoro per i vegetariani. Esageriamo. Buon appetito, signori, buon appetito. Padre Rei, cosa vuole? Veramente io vorrei assaggiarlo, questo salame. Augusta, io amo. È il nome del paese dove lo fanno, Valeriano. Ma sei sicuro? Ma con i carnivori non c'è mica da star tranquilli. Sono sicuro, sono sicuro. Augusta, io non ti riconosco più. E lo so, ma improvvisamente hai deciso che voglio tornare ad assaggiare e assaporare le gioie della carne se vive una sola volta, no? Sì, ma basta con questo salame, però, non esagerare. Ma ogni sera, ecco, un salame di carne. Thank you.
chiamano Joe Bastardici. Paolo, sono arrivato un po' in ritardo, ma tanto il risottino bollito che ho intenzione di mangiare, l'unica cosa che Stracco sa fare, l'unica, è un piatto veloce. Ehi, quanta gente stasera! Che aspetti? Cosa ci fa qui? Per utilizzarsi lo stomaco? Ah no, buonasera. Sono venuto qua, caro Bastardic, sì, a esaminare il compito del suo collega, così come ho fatto anche con lei l'altra sera. Non sarà un compito difficile. Potrebbe anche togliere le quattro di stelle, così finirebbe almeno due, pensare. Ma no, e vede, non è vero, anche perché, vede, i piatti non sono per niente male. Il servizio è un po' così così, ma i piatti sono buoni. Oh, certamente. Buoni magari per chi è privo di papille gustative, come lei magari, ma piuttosto, mi dica questo. Quanto l'ha pagata il suo presunto cuoco per le sue recensioni positive? E quanto? Forza, tirate fuori la cifra. Ma come si permette? A me, che sono il re dei critici culinari, solo perché le ho tolto una stella al suo ristorante voi che muore? Sono stato defraudato dall'incompetente! Incompetente io? Certo! È lei che deve imparare a cucinare meglio! Oh, non devo certo arrivare in tante domande. Certo, ma lui non la può capire. Ehi! Oh! Ma tanto di vicinare! Hai più competenze culinarie che capelli in testa! Ma lo vedi che spegni lei che si fa in tornare? Io sento. Cioè, questa scongela patate, più che piatto più digeribile, saranno i salsi bolliti, immagino. Solo invidia per chi, come me, è veramente capace. Invidia io? Lei mi conosce? Invidia io, perfetto. Guardi, altro che tempio del gusto, questa pentola, perché non potremmo definirla in altro modo, dovrebbe chiamarsi tomba del gusto. Comunque basta, niente sassi, niente risottino, io me vado, altrimenti qui finisce male. Signori, vi prendo solo questo vino. Sembra l'unica cosa buona su questo. Arrivederci. Buonasera. È un buon personaggino, eh! Una volta era il top, adesso è un flop! Ma cercavo solo la risa, comunque lasciamo perdere. E niente, adesso questa sera. Facciamo i conti anche questa sera, chef, ma mi sa che non torna neanche 2 euro. C'è le stellette? No, ma mi lasci le stellette, facciamo dopo i conti. Mi sembra di aver capito che, non so chi me l'ha detto, che è il compleanno del signor Primizia. Io vado a preparare la torta vegana. Vado di là e voi festeggiate, fate un solo, adesso mi raccomando. Andiamo, non c'è piacere di giocare. Facciamo il Trenino? Sì, mi piace il Trenino, dai! Ogni volta che mi casa di nuovo.
Pronto? 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 Ma chi è? No, pronto? Ah, sì. Buonasera. Buonasera. Come sta? Ah, è sempre lei, Dragoni. Mi dica, altra brutta notizia per me. Ecco qua, ora la sento meglio. Sì. No, guardi, porto buonissime notizie. Senta, ho rifatto i conti, c'è stato un errore madornale. Ah. Lei può andare già in pensione adesso con la finestra. Cosa, mi devo buttare dalla finestra? Ma no, mi ascolti. Senta, lei può pensionarsi con la finestra dell'anno nuovo, sempre che ci arrivi l'anno nuovo. Dragoni, Dragoni, mi come il Maroni, lei non me la scambio, eh. Lo dico. Ma lo so, scherzavo, lei è una roccia. Senta, in pratica dal 1 febbraio lei potrà stare a casa a fare il pensionato. Vabbè, finalmente posso dedicarmi al mio vero hobby, andare a funghi tutti i giorni. Sì, però nelle stagioni in cui i funghi non vengono e nel resto della giornata cosa farò? Mi annoierò, non posso mica annoiarmi così. Sai che devo pensare qualcosa, mi lasci pensare, Dragoni? Ho trovato, sai come faccio? Vado a aprire un ristorante in Papuasia. Sì, faccio diventare i cannibali, li faccio diventare vegani. Adesso sono onnivori, nel senso che si mangiano i nonni anche. In Papuasia, così lontano, ma quei cannibali vegani che cosa mangiano? Ah, i cannibali vegani, quando catturano un bianco, li mangiano le palme dei piedi, e le palme delle mani e le piante dei piedi. E qualche buon gustaio preferisce mangiare anche il cisino e la patata. Paura dei cannibali vegani, Stacca nana che rimani in come Sono tornata a trovarlo per dirle una cosa. Si mangia molto bene nel suo ristorante, e questa è la sua idea di aprire un ristorante in Papuasia. Mi piace. Le darei un'idea su come chiamarlo. Mi dica su come Strappo Italiano. Ah, a proposito, visto che mi piace cantare, io la canto. E me la canto. Se va. Sentiamo, tanto bene. Stracco italiano, stracco cuoco italiano, già lo sai che noi da te mangiamo, tu fai piatti strani che poi piacciono ai vegani. Stracco italiano, stracco cuoco italiano, già lo sai che poi piacciono ai vegani. Stracco italiano. Comunque, come tutte le nostre commedie, c'è sempre una piccola morale. La morale è che ognuno deve mangiare quello che si sente di mangiare, che gli fa bene, senza stare a criticare l'uno o l'altro. Perché mangiare quello che ci fa bene al fisico e al morale. E poi bisogna dire che in fondo siamo tutti un pochino ipocriti, perché, come ha detto Paul McCartney, uno dei Beatles, quando se i mattatoi avessero le pareti trasparenti, forse saremmo tutti vegetariani. Paparello, Ugo Stracco.
Cristiano! Fino alla pandemia manca Luca. Venerdì prossimo all'evento più importante enologico di Modena, la Lambruscolonga. Vi aspetto in centro. Appena in arte ballet o donne. Giorgio Giannullo, la vostra suordina. Io sono il maestro Alessandro. Francesco, Trump, Bastardic e Vito Corona. Il terribile critico gastronomico Crespelli, Luca Bertolotti. E io che sono la faccia regista, come vi saluto? Con quale personalità? Quale volete? Tutte. Armana? Grazie.